dallo scudetto a Marcelo Brozovic passando per Kondogbia. Parla a 360 gradi il tecnico dell'Inter Frank de Boer, che ha elogiato il francese tanto criticato in questo inizio di stagione. Scontro a distanza, Icardi risponde a Diego Armando Maradona e volta pagina. Discorso chiuso tra l'attaccante dell'Inter e il Pibe de Oro per un rapporto tra i due che non potrà mai ricucirsi. Paolo Maldini ha detto no, mai chiesto un ruolo alla Galliani, questo il pensiero dell'ex capitano rossonero, che non avrebbe però accettato un ruolo da comprimario. Sfuma il ritorno al Milan, un sogno svanito. Buonasera e ben ritrovati ad una nuova edizione del TMV News, seconda giornata al Golden Foot a Monte Carlo con il tecnico dell'Inter Frank de Boer, che ha parlato a 360 gradi, come avete sentito dai nostri titoli. Parleremo di questo, ma parleremo anche di Icardi e Maradona e del loro scontro a distanza, e poi del no di Paolo Maldini al Milan, e lo faremo con Simone Lorini. Buonasera Simone. Buonasera. E con Gaetano Mocciaro. Buonasera Gaetano. Buonasera. Ma per prima cosa andiamo a sentire proprio le parole dell'allenatore dell'Inter, che ha elogiato Geoffrey Kondogbia nonostante le tante critiche ricevute dal francese in questo inizio di stagione. Anche un giocatore giovane, però per me è solo un piccolo dettaglio per stare un giocatore come per me, tiene la stessa fisica e qualità, è come Pogba, perché Pogba ha giocato nel stesso sito di lui, solo sinistra o destra, e per me quando il sapeva la che cosa che deve cambiare, e ganare duelli quando deve ganare un duelli, o giocare simple o in la transizione per arrivare all'area di rigore, o queste cose sono piccoli dettagli, però per me tiene a tanto qualità che solo per me, quando va a sapere questa cosa, per me è una questione del tempo che sta un grande giocatore. Soltanto piccoli dettagli dunque che separano le prestazioni di Paul Pogba da quelle di Kondogbia. Gaetano, piccolissimi dettagli secondo De Boer, sei d'accordo? No, vabbè, insomma, più di qualche dettaglio. Diciamo che ecco, Frank De Boer non ha voluto buttare giù ulteriormente un giocatore che è già abbastanza depresso di suo, è stato anche levato dal campo dallo stesso allenatore olandese dopo pochi minuti nel corso di una partita. Chiaramente De Boer deve cercare di valorizzare i propri giocatori, l'ha fatto anche nella stessa poi intervista con Marcelo Brozovic, che è un altro giocatore probabilmente in uscita. Senz'altro Kondogbia con Pogba condivide la nazionalità, l'età, la forza fisica, ma sicuramente non ha le stesse qualità di Paul Pogba, comunque non le ha espresse senz'altro in Italia. È un giocatore chiaramente più difensivo, più di rottura, ma non è un giocatore dal quale ci possiamo aspettare 7-8 gol o 10, insomma, come ci aveva abituato il francese ora al Manchester United. Senz'altro è stato più brutto, troppo brutto per essere vero qui all'Inter, però al Siviglia e al Monaco è un giocatore che ha fatto benissimo, si può rilanciare. Poi è stato un investimento di 35 milioni di euro, l'Inter deve assolutamente rilanciarlo onde evitare una minusvalenza importante. Non ha parlato però solo di questo Frank De Boer, il tecnico dell'Inter. Andiamo a chiamare in causa il nostro Lorenzo Marucci, che è presente in queste ore a Monte Carlo per il Golden Foot, questo evento che ha visto protagonista proprio oggi il tecnico dell'Inter. Buonasera Lorenzo. Buonasera a tutti. Allora, ha parlato di Kondogbia, ne abbiamo già parlato, poi ha parlato però anche di scudetto e ha riaccolto, lo possiamo dire, Marcelo Brozovic.
Sì, è proprio così. Ha detto a proposito di Brozovic che il giocatore, dopo aver giocato due partite, è sulla retta via, tra virgolette, che secondo De Boer mancano soltanto pochi dettagli per poter vedere il miglior Brozovic. Secondo il tecnico dell'Inter, questo giocatore potrà aiutare la squadra a vincere, per cui insomma il caso che tanto aveva fatto discutere sembra destinato a rientrare totalmente. È stato un De Boer, dobbiamo dire, che è stato... ha regalato tanti titoli ai media, perché ce l'aspettavamo magari più dimesso, considerato che era un'occasione ufficiale, non era scontato che parlasse a lungo dell'Inter, invece così è stato. E a proposito dello scudetto ha detto che passo dopo passo sta arrivando la squadra che lui vuol vedere, la squadra che potrà essere al 100% e che potrà anche magari dare filo da torcere alla Juventus. Peraltro è già stata battuta la squadra di Allegri, però anche nel corso di questo avvio di campionato è stata un'Inter sulla quale si sono dette alcune cose a seconda dell'andamento delle partite. Naturalmente anche questo De Boer lo ha sottolineato, e parlando della partita contro la Roma ha detto che fondamentalmente l'Inter non meritava di perdere per 30 minuti. Ha dimostrato di essere anche superiore all'Inter. Detto questo, comunque mi sembra che De Boer sia molto fiducioso sulla sua squadra, De Boer anche molto convinto della forza della sua squadra. Ha parlato anche di Icardi, di fatto sottolineando come sia effettivamente un leader e che abbia fatto bene a rispondere a Maradona chiudendo il caso. E gli è stata fatta anche una domanda a proposito di Higuain, considerato che Icardi era stato cercato dalla Juventus in quest'estate, secondo quanto ha rivelato Mandanara. E De Boer ha detto che si tratta di giocatori dallo stile di gioco diverso, però tutto sommato lui è ben contento di tenersi Icardi che sta rispondendo bene, che può sempre più diventare un punto di riferimento per l'Inter, anche per il modo di giocare, che può diventare anche più utile per la squadra, nel senso che magari con il tempo può diventare anche un giocatore non soltanto d'area di rigore, ma in grado di essere più funzionale al 100% per la squadra. Ecco Lorenzo, brevemente torniamo a parlare anche con te, visto che eri presente lì alla conferenza stampa, ma questo con Dogbia verrà riproposto, insomma ci crede davvero, oppure secondo te sono frasi di circostanza quelle di De Boer oggi in conferenza stampa a Monte Carlo? No, anche in questo caso mi è sembrato abbastanza sincero. Ha detto insomma è un giocatore che può essere anche accostato addirittura a Pogba per i mezzi fisici e tecnici che questo giocatore può esprimere. Detto questo, ha anche sottolineato De Boer come su certi dettagli, che poi alla fine dettagli non sono, deve migliorare molto Pogba, nel senso che deve giocare in alcuni casi più semplice, deve sapere quando liberarsi della palla e quando invece tenerla, insomma deve lavorare su questi piccoli particolari che poi trasformano un giocatore potenzialmente importante in un giocatore veramente decisivo per la propria squadra, soprattutto in un ruolo fondamentale come quello del centrocampo. Perfetto Lorenzo, ti ringraziamo per essere stato con noi, ci risentiamo, insomma ci rivediamo qui nel nostro studio nel corso dei prossimi giorni. Grazie. Buona serata. Allora Simone, insomma un De Boer abbastanza convinto di dar del filo da torcere alla Juventus, ma ce la farà davvero questa Inter oppure è troppa la distanza? Nonostante, come ha detto prima Lorenzo, l'Inter abbia già battuto la Juventus in questa stagione, però insomma in 90 minuti possono succedere tante cose, in 38 giornate ne possono succedere un po' meno. Ma forse sulla carta l'Inter è probabilmente, a mio parere almeno, la seconda squadra del campionato dopo la Juve. È anche vero che la distanza tra prima e seconda in questo momento mi sembra rilevante. Soprattutto la Juve può contare su un impianto di gioco collaudato che è passato sì da Conte a Allegri, ma senza modificare radicalmente gli equilibri, mentre mi pare che De Boer abbia più o meno fatto piazza pulita di quello che era il pensiero manciniano. Ha riproposto questo 4-3-3/4-2-3-1 a seconda di dove vedi Banega, diciamo, in campo. Sta fruttando abbastanza in Italia, pochissimo in Europa, dove ha rimediato solo figuracce, anche se lì credo che pesi tantissimo l'assenza di João Mario.
Gaetano, allora, insomma, abbiamo parlato tanto a lungo dell'Inter di De Boer che aveva avuto pochissimo tempo per mettere insieme la sua squadra, un Inter che ha fatto veramente tanta fatica a inizio campionato, in leggera ripresa diciamo, dalla partita contro la Juventus in poi, eccezione fatta per l'Europa League. Che Inter vedremo al rientro dalla sosta? Avversario il Cagliari, vietato sbagliare, però serve un qualcosa di più all'Inter. E serve qualcosa di più a livello di approccio. Questa è una squadra che ha bisogno di schiaffi, di brutte e sonore sconfitte per risvegliarsi, perché la vittoria contro la Juventus non ci sarebbe, secondo me, mai stata se l'Inter non avesse rimediato la figuraccia in casa contro l'Hapoel Beersheba. E poi è una squadra che si rilassa in maniera assolutamente preoccupante, perché poi contro lo Sparta Praga ha in maniera abbastanza vergognosa sottovalutato l'avversario per poi perdere 3-1. Quindi l'Inter, sotto il profilo dell'approccio, deve assolutamente cambiare mentalità. Il Cagliari è una squadra che sicuramente non ha nulla da perdere e potrebbe già aggredire i nerazzurri. Il gioco di Rastelli è abbastanza offensivo e potrebbe già mettere in difficoltà l'Inter. Quindi ci sono state 2 settimane per riordinare le idee, anche se ovviamente De Boer ha avuto i suoi problemi, perché fondamentalmente tutta la rosa dell'Inter è composta da giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Quindi, insomma, diciamo che ha avuto modo, ma si fa per dire, di riorganizzare la squadra. Ecco, chi non è partito per la nazionale è Mauro Icardi, la nazionale argentina, che fino a questo momento ha puntato su altri giocatori. Certamente non mancano i talenti, da Higuaín a Agüero a Paulo Dybala. Un altro argentino però non le ha certamente mandate a dire all'attaccante e capitano nerazzurro. Ma andiamo in redazione dal nostro Francesco Fontana a sentire il botta e risposta tra Icardi e Diego Armando Maradona, un Icardi che anche lui ha risposto per le rime all'ex Pibe de Oro. Vai, Francesco. Sì, ciao Lorenzo e ciao anche ovviamente ai tuoi ospiti. Come hai accennato tu, una situazione diciamo un po' particolare che vede appunto protagonisti Mauro Icardi da una parte e Diego Armando Maradona dall'altra. Partiamo da Pibe de Oro, che non è la prima volta che attacca il capitano dell'Inter. Ha spiegato che a suo dire Mauritto non c'entra nulla con questo evento, con questa partita della pace e anche con i bambini. Quindi una cosa che stona un pochettino vedendo anche la famiglia che sta formando Mauro Icardi con Mandanara. Dall'altra parte il capitano dell'Inter, fresco di rinnovo di contratto appunto con il club di Corso Vittorio Emanuele, ha preso le distanze dalle dichiarazioni di un totem come Diego Maradona, spiegando che non è sicuramente lui il migliore esempio da seguire, anzi non è un esempio per nessuno. Quindi una guerra, tra virgolette, a suon di dichiarazioni, una guerra ovviamente sportiva, anzi a livello dialettico più che altro, che vede appunto protagonisti Diego Armando Maradona e Mauro Icardi. Per fortuna, aggiungo io, non hanno, almeno per il momento, poi mai dire mai nella vita, nulla a che fare a livello lavorativo, altrimenti sarebbe veramente un problema per entrambi. Quindi vedremo come si svilupperà, se si svilupperà questa situazione a suon di ulteriori dichiarazioni. Per il momento siamo 1-1 e palla al centro. 1-1 è un capitolo che sembra veramente essere chiuso, quello tra Diego Armando Maradona e Mauro Icardi. Altro capitolo chiuso, e qui ci spostiamo sull'altra sponda del Naviglio, ovvero al Milan, è quello tra lo stesso Milan e Paolo Maldini. Gaetano, era attesa la risposta dell'ex capitano rossonero, risposta che è arrivata un no secco. Un no secco, un comunicato ufficiale di Paolo Maldini, che ha voluto anzitutto fare delle precisazioni, perché la bandiera rossonera, dietro il no di Maldini ci sono state delle polemiche. Insomma, è stato anche attaccato, tacciato di essere troppo attaccato ai soldi e troppo presuntuoso nel chiedere un ruolo che probabilmente non gli compete, che sarebbe quello, diciamo, alla Galliani, per farla breve, un ruolo a pieni poteri. Ecco, Maldini in questo comunicato stampa ha precisato di non aver mai chiesto un ruolo alla Galliani, anche perché conosce i suoi pregi, ma soprattutto i suoi limiti. È una persona che vuole rimanere nel mondo del calcio, soprattutto, insomma, nel calcio giocato, e l'ha dimostrato già acquisendo una franchigia negli Stati Uniti, il Miami Football Club, allenato adesso da Alessandro Nesta. Lui vorrebbe essere più che altro un Braida, non vuole senz'altro essere una bandieruola, un uomo semplicemente di rappresentanza, un ambasciatore.
che solamente lì per metterci la faccia. Dal momento che ci mette la faccia, ecco, Maldini ha precisato che ha voluto, se non altro, conoscere la proprietà, ed è una cosa che a mio avviso è legittima, perché praticamente lui fa da tramite tra i tifosi, diciamo da garante, ecco, lui è il garante, la sicurezza della nuova proprietà del Milan, e quindi chiaramente ha voluto chiedere un incontro con gli emissari della Sino Europe, senza comunque, precisando, senza bypassare il ruolo di Fassone, che in questo momento è praticamente l'uomo di fiducia della futura nuova proprietà del Milan. Maldini comunque non ci sarà, l'amministratore delegato e Fassone, il direttore sportivo e Mirabelli, appunto, il ruolo che era stato prospettato a Paolo Maldini era quello, insomma, di collaborare con lo stesso Mirabelli nell'area tecnica della società, quindi fondamentalmente fare anche egli il direttore sportivo. Questo andrebbe fondamentalmente a cozzare, perché ci dovrebbero essere delle sinergie che al momento con Mirabelli non ci sarebbero. E del resto il Milan in questi anni ha avuto anche dei conflitti di interessi con un doppio ruolo di amministratore delegato. Galliani e Barbara Berlusconi alla fine non si sono mai presi fondamentalmente, e si è creata tanta confusione a livello organizzativo, societario del Milan. Per cui Maldini voleva un ruolo semplicemente ben definito, dove poteva interfacciarsi con Fassone e anche con la proprietà, metterci la faccia con i rossoneri senza perderla. E evidentemente non ci sono state queste garanzie, e ha ritenuto opportuno specificarlo attraverso un comunicato ufficiale. Io do atto, insomma, a Maldini della chiarezza, se non altro mi spiace che non potrà far parte del ruolo che sperava di avere nel Milan. Gli auguro, insomma, le migliori fortune, e spero che il Milan possa almeno trovare una bandiera rossonera, insomma, un trade union tra la proprietà e i tifosi, visto che, insomma, i tifosi chiedono anche una bandiera. E qui passiamo, Simone, all'argomento, insomma, adesso si apre un altro dibattito. Ci chiediamo chi sarà il sostituto di un Maldini mai arrivato, quindi non il suo sostituto. Ok, Fassone da una parte, Mirabelli dall'altra, però, come ha detto Gaetano, il Milan vuole anche una bandiera. Chi sono i candidati? Ma in questo momento chiaramente è difficile essere nella testa di Fassone e magari anche di Mirabelli, che immagino parteciperà a questo tipo di scelta, però diciamo che dando uno sguardo agli ex rossoneri con la più lunga militanza, è impossibile raggiungere uno come Maldini, ovviamente. Forse solo Baresi può vantare un percorso simile, però è già all'interno della società con un altro ruolo. Diciamo che rimangono il vecchio Albertini, che ha fallito la scalata alla presidenza della FIGC, ma sembra essersi tirato fuori con un tweet abbastanza chiaro nelle ultime settimane. Lo stesso Costa Curta, che è avviato, diciamo, alla carriera televisiva, si è dichiarato poco interessato a una prospettiva di questo tipo. Ambrosini sembra quello in questo momento un po' più aperto alla possibilità, anche lui comunque sta lavorando in televisione come commentatore. Vediamo se uscirà qualche nuovo nome nelle prossime settimane, però diciamo che in questo momento Ambrosini sembra la pista leggermente più aperta, detto che comunque un nome come Maldini non è assolutamente facile da replicare. Assolutamente no, però insomma Ambrosini forse avrebbe la personalità per inserirsi al meglio in una società che sta nascendo, una nuova società rossonera che sta nascendo proprio adesso. Spostandoci un attimo al mercato del Milan, Gaetano, l'infortunio di Montolivo chiaramente apre le porte all'arrivo di un nuovo centrocampista. Il Milan non potrà sbagliare, perché insomma l'assenza di Montolivo, nonostante tutte le critiche ricevute dal capitano rossonero, che ha risposto per le rime ieri dando una carezza a coloro che gli hanno augurato il peggio, però il Milan deve andare su un usato sicuro, no? Perché è vero, ora c'è Locatelli che ha fatto bene, ha fatto un grandissimo gol nell'ultima giornata contro il Sassuolo, però insomma affidarsi a un giovane, a un così giovane, è forse inappropriato per una squadra che sta cercando di tornare in Europa. Quali sono i nomi e chi secondo te potrà arrivare a gennaio? Beh, c'è da dire, intanto con i giovani è andata bene con Donnarumma. Il Milan si è affidato a un portiere che aveva 16 anni l'anno scorso e alla fine gli ha dato continuità e ha portato anche ottimi risultati, e il buon Diego Lopez ha dovuto fare le valigie. Chiaramente
difficile avere un Donnarumma bis, anche se Locatelli ha dimostrato, al di là delle indubbie qualità tecniche, credo anzi come visione di gioco, come uomo davanti alla difesa, come perno del centrocampo, lo vedo anzi meglio di Riccardo Montolivo. Vedremo se avrà la personalità chiaramente e le spalle larghe per indossare la maglia da titolare al Milan. Chiaramente è un giovane che va portato avanti magari con un giocatore di esperienza. Non dimentichiamo Sosa, che è un'idea che stuzzica Vincenzo Montella davanti alla difesa. È indubbio che all'allenatore del Milan piaccia Badel, e tant'è che Montella l'ha chiesto in estate esplicitamente. È uno dei giocatori chiaramente che sono più spendibili per il mercato di gennaio, anche se Pantaleo Corvino alla conferenza stampa di fine mercato della Fiorentina aveva sottolineato come abbiano trattenuto con tutte le forze, anche davanti a offerte importanti, i giocatori più importanti, tra cui proprio Badel. Mi sembrerebbe strano che poi si smentisse alla finestra di mercato di gennaio, quindi a questo punto si potrebbe prevedere magari un nome magari più mediatico come quello di Cesc Fabregas, anche se insomma il giocatore ha un ingaggio importante ed è tutto da vedere poi nel closing quando avverrà, se avverrà. È un giocatore che non appartiene più fondamentalmente al Chelsea, è del Chelsea ma non fa parte delle scelte di Antonio Conte, quindi staremo a vedere insomma se questa pista inglese si potrà sviluppare, fermo restando appunto che magari Montella preferirebbe giocatori più rodati per la Serie A. E staremo a vedere, il mercato di gennaio è sempre più vicino. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Ringrazio Simone Lorini a voi. E Gaetano Mocciaro. Grazie a te, Lorenzo. E buon proseguimento di serata a tutti.